2004 abbiamo perso una figlia a Zagarolo, un incidente nel giardino della scuola che frequentava. Il cancello di recinzione gli è caduto sopra perché non era in sicurezza, era un cancello secondario che nemmeno doveva esistere. A seguito di questo incidente il sindaco Leodori, che è l'attuale presidente del Consiglio regionale, sì, che adesso è l'attuale presidente del Consiglio regionale, ci ha chiesto se volevamo costruire una scuola, far costruire una scuola a Zagarolo, visto che siamo carenti di queste strutture, e noi abbiamo accettato e siamo riusciti nel 2007 a prendere questo finanziamento di 4.600.000 euro per costruire questa nuova scuola. Dal 2007 noi abbiamo chiesto più volte al comune di come andava la situazione, dopo qualche anno c'è stata fatta anche la gara e vinta la ditta Nemone. Dopo questa notizia che era tutto a posto, abbiamo atteso qualche anno e nel 2012 finalmente hanno fatto la cerimonia della posa della prima pietra. Qui in questo posto, ma dopo non è partito nulla. Nel 2012, proprio il giorno della morte di Ilaria, è stata presa questa data, è stata messa la posa, una cosa molto semplice ma sentita. C'era tutta la classe, c'erano tutti gli amichetti, cuginetti, parenti, una cosa toccante, quindi si pensava che era imminente, come poi... Invece purtroppo, qua, devo essere sincera, io sono arrabbiatissima con le istituzioni, tutte le istituzioni. È una vergogna veramente quello che stiamo trasmettendo ai ragazzi. Non voglio fare la buffona che voglio noi, con una targa, un'etichetta, io non me ci faccio niente. Ci hanno fatto troppe promesse, questo è prendere in giro. Ma io non me la prendo tanto con me dal momento che hanno coinvolto anche i ragazzi. Quando ci si mettono in ballo i diritti dei bambini e soprattutto i sentimenti dei bambini, perché al ragazzo che ha messo la pietra e a tutti i compagni, alla sorella, sono stati... Che erano presenti quel giorno. Non si fanno queste cose così, ci dovrebbe essere un po' più tatto quando... Abbiamo scritto a Regione tante mail, tante lettere, che purtroppo non ci abbiamo avuto mai risposte. Diciamo, la scuola dove vostra figlia ha perso la vita è ancora aperta, cioè i bambini ancora frequentano. Sì, la scuola è aperta, è funzionante, ci sono dei lavori in corso, da quello che so. Il giardino purtroppo da 10 anni ancora è fermo così. Non è stato fatto nulla? Hanno fatto la recinzione, però io i bambini non riescono mai a giocare a quel giardino. A fronte di questo finanziamento che poi è lievitato negli anni, e questo anche... E quanto siamo arrivati adesso? Circa 7 milioni degli originari 4 e 6 che erano stati preventivati, con una variante urbanistica che è stata inserita nel progetto per la realizzazione di un parcheggio. Ebbene, nonostante questi finanziamenti, la scuola non si è mai realizzata. Sono passati circa 10 anni dall'evento tragico della morte di Ilaria, ma questa scuola ancora non ha visto luce. Voi avete fatto delle interrogazioni in merito a questa vicenda? Noi abbiamo presentato due diverse interrogazioni, la più risalente è quella presentata circa un anno fa, nel 2013, in cui chiediamo conto di come sono state spese dei soldi pubblici, quali risorse sono state impegnate e perché non si è ancora provveduti a realizzare questo edificio intitolato a Ilaria Reschiatore. Che voi sappiate, al di là di questa scuola che deve essere costruita in memoria appunto di Ilaria, della piccola Ilaria, la scuola dove lei andava è ancora appunto frequentata da bambini del comune di Zagarolo. Voi sapete se quantomeno quella scuola è stata messa in sicurezza? Proprio recentemente, l'anno scorso, con una delibera, la 125, la giunta regionale ha assegnato nuovi fondi pari circa 800.000 euro per le opere di ristrutturazione della scuola stessa. Quindi c'è stata una richiesta, immagino che ancora, diciamo, i lavori non sono completati in quella scuola. O almeno non sono stati sufficienti quelli precedentemente svolti. Noi intendiamo portare in aula questa questione attraverso la forma della question time. Dovremmo avere per forza delle risposte dell'assessore, che giudicheremo soddisfacenti o insoddisfacenti. Nel caso di insufficienza, noi andremo avanti fino in fondo.